riesco. Con padre girelle non girano, le pennette non scrivono, le farfalle non volano, l'uva passa e non saluta. Ma dove ho sbagliato? TikTok, un social giovane, veloce, contenuti veloci. Perché sono veloci? Perché sono veloci? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11-12 anni, robe da fare, oh! Se il video non piace, i commenti sono così. Boh. Bah. Vabbè. Ma si ride quando? Boh. Sono 2 giorni che non rido, con oggi 3. È 3 giorni che non ride, ha 11 anni. Figlio di droga. Se invece il video piace, c'è entusiasmo, i commenti sono così. P2, P2, PT2, P2. Cos'è, una loggia massonica, cosa? P2, P2, PT2, P2. Poi uno scrive parte 2 e capisco. Quando penso a tutte le zanzare che nutro, dovrei ricevere gli assegni familiari. Oggi c'ho i coglioni girati pari al 75% del fabbisogno giornaliero, quindi fate voi. Buongiorno un cazzo. La signorina non dovrebbe usare questo linguaggio. Mi dispiace, una volta al mese il Mar Rosso mi fa girare le ovaie. Oh, ma che modo. Denominato le colombe simbolo della pace. Uno che ti caca addosso lo fai simbolo della pace. Come ragionate? Avete dato un senso alle colombe quando per natura un senso non ce l'hanno. A che servono le colombe? A niente. Cacano e basta. Una volta da piccola a Venezia avevo 4 colombe sulle braccia per fare la foto. Appena sono volate via avevo la giacca di renna piena di scagazzate. La renna non solo è morta per fare il mio giubbotto, è stata umiliata pure dalle colombe. Non bastavano gli umani a mancarle di rispetto. Povera renna. Ecco perché io farei i giubbotti di colomba. Che la renna non ti cagherebbe mai sulla spalla. È più educata.